Allora, giovedì 21 luglio qui a Lauria, in questo momento ci troviamo nel Parco del Vincolato, primo giorno d'estate e la conclusione di una giornata in cui da Tortola Marina sono venuti un gruppo di fedeli qui a Lauria in onore del Beato Domenico Lentini. Siamo qui con Don Antonio Pappalardo che è il parroco di Tortola Marina. Allora, Don Antonio, ci vuole descrivere un po' com'è andata questa giornata e il significato di questa vostra visita al Beato Lentini? Buonasera, certamente questa giornata è all'insegna di un cammino che l'Azione Cattolica del gruppo adulti della mia parrocchia ha perseguito durante quest'anno, alla luce un po' anche di testimonianze, quali sono persone che si sono contraddistinte nella vita e nell'ascesa alla santità. E quindi proprio ci siamo chiesti un po' quale poteva essere fondamentalmente anche uno dei luoghi più probabile che potevamo ricercare la bellezza di un'umanità che sa anche ascendere verso il cielo, e quindi abbiamo scelto questo del Beato Lentini. E con questo abbiamo voluto concludere questo anno pastorale del gruppo di Azione Cattolica Adulto, un bel gruppo nutrito, abbastanza legati gli uni gli altri, compatti, e quindi ci siamo portati qui. Conoscevamo anche il parroco, una persona squisita, Don Vincenzo. E siamo venuti qua all'insegna e alla ricerca di questo uomo, un uomo di Dio, che ha saputo vivere nel quotidiano l'esperienza di un'umanità vera e che soprattutto davvero è un Vangelo che ancora una volta parla a tanti cuori, quel Vangelo che parla dall'esempio e dalla testimonianza di chi ci crede sul serio, non solo in Dio, soprattutto nelle qualità che Dio pone nei nostri cuori. E quindi così siamo partiti verso le 16 insieme, poi ci siamo portati al convento dei padri Cappuccini di Lauria, dove abbiamo conosciuto anche lì una persona squisita, padre Tito, ci ha dato un po' delle delucidazioni, ci ha spiegato un po' anche l'esperienza della loro vita, il loro carisma, la loro presenza qui a Lauria, ci ha chiesto anche di pregare per il suo ordine, ma soprattutto perché il Signore si degna ancora di toccare i cuori di tanti giovani. Lì abbiamo pregato il Vespro, secondo la preghiera della Chiesa, che ci accomuna un po' a tutti e ci rende vicini anche ai confini del mondo, gli uni gli altri. E poi ci siamo portati qui alla Chiesa Madre, dove abbiamo insieme concelebrato con il parroco la messa, oggi nella memoria di San Luigi Gonzago, un'altra bella testimonianza di santo della giovinezza, della gioventù. E poi, dopodiché, ci siamo portati davanti alla tomba del santo, il parroco ci ha spiegato un po', ci ha raccontato questa bellissima storia di un uomo semplice che nella semplicità ha saputo conquistare tanti cuori e quindi anche il cuore di Dio. E poi da lì abbiamo un po' percorso quelli che erano i luoghi lentiniani, dalla casa, accompagnati dal viceparroco Don Maurizio, ad altri luoghi come la cappella di San Pasquale, eccetera. E ora siamo qui, insomma. Sì, un'occasione quindi di grande spiritualità, ma anche un'occasione per vedere tanti bei tesori per le opere d'arte. Sì, sì. Io veramente mi complimento, oltre che per l'aspetto geografico di questo paese, immerso nel verde, così ameno, ma poi soprattutto tranquillo, sereno, si respira davvero un'aria bella qui su. E poi anche come ben curata e ben tenuto questa località, quindi oltre all'aspetto spirituale che ci ha richiamato al Beato Lentini, ho anche colto la bellezza di un territorio, di una presenza che molte volte magari noi neanche conosciamo e che li ricerchiamo forse altrove, complimentandoci forse di altre situazioni senza apprezzare le nostre. E come vive, diciamo, la sua parrocchia questo momento difficile, questo momento di crisi? Immagino che anche lì avrete davanti tante situazioni difficili. Beh, soprattutto essendo una parrocchia di mare, come lei ben sa, la gente cerca di adeguarsi un po', di inventarsi quello che può essere l'aspetto lavorativo per l'estate, però questo non garantisce, non è il sostentamento di tante famiglie anche giovani che vogliono nascere, che vogliono costituirsi per quello che è un futuro. Quindi anche lì si avverte molto questo aspetto della crisi, però io penso che la prima crisi a volte è la crisi dei valori, la crisi della famiglia, che lo stesso Santo Padre ci ha richiamato ultimamente con l'incontro delle famiglie a Milano. Allora forse dobbiamo riconquistare prima questa unità all'interno delle famiglie, che poi diventa la famiglia più grande, che è la comunità parrocchiale, per poi forse insieme, se l'unione fa la forza, affrontare anche quelle che sono le difficoltà e diventare inventivi su quello che il territorio ci offre, senza scappare o pensare di conquistare chissà la ricchezza dove. Ecco, un messaggio per i suoi giovani, immagino questa volta magari è venuto con quelli più maturi, quelli più adulti, ecco, noi ci auguriamo che porti qui anche i giovani.
Sì, io non vi nascondo che in cuor mio ho riflettuto anche questa idea mentre visitavo, ascoltavo soprattutto la testimonianza di questo prete, di questo testimone di Dio, del Beato Lentini, e mi sono proposto in cuor mio, ma adesso lo rivelo visto che lei mi sta provocando, mi sono proposto di portarci proprio il gruppo dei giovani, perché penso che più di loro, forse più di noi che siamo un pochettino più grandi di età, hanno bisogno di queste vere testimonianze, perché loro ricercano tante testimonianze, tanti stimoli che molte volte sono quelli che non conducono sulla strada dell'umanità o comunque anche della bellezza di Dio. Allora visitare questi luoghi, toccarli con mano, ascoltare anche questo sussurro che echeggia nelle orecchie di tanti uomini e che si può cogliere anche dal silenzio, solo dal contemplare questo aspetto che si manifesta, io sono convinto che è benefico per loro, ma è benefico per tutti. Quindi ai ragazzi io soprattutto dico che loro devono tirare fuori le ricchezze che c'hanno dentro e che a volte forse neanche loro riescono a saper scorgere, a saper ricavare, perché è un po' come noi grandi, hanno fretta, c'è tanta fretta, tanto correre, e questo ci fa perdere di vista le cose che ci sono e che molte volte ci sfuggono. Grazie. A lei. Grazie. Allora, sono con un esponente, un organizzatore dell'iniziativa di questo pellegrinaggio dei Tortoresi, che oggi sono qui a Lauria, Nunzio Santa Croce. Allora, Nunzio, come mai questa idea di promuovere questo pellegrinaggio qui a Lauria? L'idea è venuta già da qualche tempo fa, perché quando è uscito il primo DVD sulla vita del Beato e cose che io acquistai, mi venne l'idea di farlo conoscere ai soci dell'Azione Cattolica, e mi sono reso conto che è stata una cosa entusiasmante. È possibile che noi stiamo combinando con Lauria e non conosciamo la bellezza di questo santo? Io sono particolarmente devoto, sono emozionato pure a parlare di questo fatto, perché essendo Lauria, noi laurioti teniamo nel cuore il Beato Lentini, tutti quanti, penso indistintamente, e ce lo portiamo dovunque andiamo. Nelle nostre case l'immagine del Beato Lentini è in evidenza, nel primo posto nelle case nostre, per cui praticamente mi era venuta st'idea. Ho cercato sempre di coltivare questo fatto, di sensibilizzare, però evidentemente devono avvenire le cose nei tempi giusti, al momento giusto, e si è maturata quest'anno con l'arrivo del nuovo parroco, che ho ringraziato pure ufficialmente là in chiesa, perché merita veramente tutta la nostra gioia di come ci sta aiutando a crescere spiritualmente. Ha accettato lui insieme ai responsabili dell'Azione Cattolica questa proposta. Vogliamo ricordare anche il tuo impegno nel sociale a Tortora, perché tu sappiamo che ti impegni anche nel sociale. Nel sociale, praticamente, nelle varie associazioni che fa della zona, faccio parte pure io. Una di queste è l'Accademia della Pignata Antica, che comunque abbiamo fatto pure un convegno, e quindi già. L'altra invece, per quanto riguarda pure l'Uniter, che è su Praia, che è pure su socio, e poi praticamente niente, non faccio niente di particolare. Beh, a valle di questa esperienza di oggi, ecco, c'è un entusiasmo per continuare, ecco, su questa scia, magari sì, portare altri gruppi. Ho visto, la verità, quello che mi fa molto piacere in questo momento di esprimere è che un sondaggio così, anche se preso da questo momento che ancora sono frastornato, così, perché è un momento bellissimo che stiamo vivendo e che l'hanno vissuto pure gli altri, questo mi riempie di gioia, che praticamente ho notato che ci sarà sicuramente un seguito con i giovani dell'Azione Cattolica, perché grazie a Don Vincenzo, che praticamente ha fatto lui pure una presentazione del Beato e tutto il resto così bene, allora sono state stimolate a voler quasi pensare un gemellaggio dei ragazzi di Lauria, dell'Azione Cattolica, insomma forse ci saranno altri momenti sicuramente importanti a livello giovanile. Intanto ci godiamo questo momento, diciamo, questo momento. Grazie, non sono capace di parlare così, scusate, sono sbagliato. Anzi, noi intanto siamo anche con il parroco Don Vincenzo Iacovino, no? Il parroco di San Nicola. Allora, Don Vincenzo, lei ha accolto, diciamo, alla grande, come sa fare sempre, questi pellegrini, ecco. Ci ricorda anche, per chi ci ascolterà su Eco Channel, che cosa gli ha detto, perché ha parlato in modo particolare sotto il quadro, quindi ha raccontato davvero alcuni episodi importanti del Lentini. Beh, innanzitutto nell'omelia ho messo in evidenza i tratti caratteristici della santità del Lentini, questa obbedienza a Dio in modo particolare, che si manifestava e nella preghiera e anche nella contemplazione dell'Eucaristia e quindi nella meditazione della parola di Dio, e poi nella visibilità come aiuto ai poveri.
Invece, vicino alla tomba, oltre a mettere in evidenza alcuni aspetti della vita delle Lentini, ho voluto sottolineare anche il ruolo educativo delle Lentini, che è stato un po' messo da parte in questi ultimi anni, che costituisce la missione fondamentale delle Lentini, perché per 31 anni lui ha tenuto una scuola a casa sua, e quindi da questa scuola è nato anche un metodo educativo che ho già messo in evidenza in un lavoro teologico che è stato fatto l'anno scorso nel seminario di Potenza, che è stato pubblicato recentemente e che vorrei che fosse anche un po' la base del progetto oratorio che partirà quest'anno. Volevo proprio chiederle di questo progetto, appunto. Sappiamo che sta per partire appunto questo progetto basato appunto sulla scuola del Lentini per i giovani. Ci sì. Parla di questo oratorio, quando nascerà questo oratorio? Allora, l'oratorio in effetti già sta funzionando, per adesso sta funzionando a livello di preparazione degli animatori e degli educatori, per cui abbiamo un gruppo di 50 educatori che incontriamo settimanalmente, e attraverso questi incontri, oltre a dare delle indicazioni pratiche, cerco di far passare il messaggio del Lentini e quindi il suo metodo educativo. Praticamente inizierà il 23 luglio e ci sarà una prima fase che sarà continuativa di tutti i giorni fino al 6 agosto. E poi saranno 2 giorni alla settimana fino all'inizio dell'anno scolastico. Questa è una fase sperimentale. Poi con l'inizio dell'anno scolastico tenteremo di far partire l'oratorio permanente come la massima organizzazione della parrocchia, che dovrà vedere coinvolte i ragazzi dalle scuole elementari fino ai giovani e soprattutto le famiglie, quindi il recupero delle famiglie come soggetto educativo primario e più importante. Anticipiamo, siamo ormai, manca poco più di un mese, anticipiamo anche la festa di quest'anno, il pane delle Lentini, che è un altro momento importante per l'Auria. Sì, il momento delle Lentini diciamo che inizierà in un modo un po' particolare in anticipo con la celebrazione del cardinale Monsignor Palmeiro Cocco, che verrà in visita qui a Lauria per la banda della finanza, per la celebrazione dell'ottavo di San Giacomo. Il 26 luglio mi pare. Verrà il 28 luglio. Però il 29, che è domenica, alle ore 11 celebrerà sulla tomba del Lentini, quindi nella chiesa di San Nicola, per dare inizio al festeggiamento del 15° anniversario della beatificazione del Lentini. Per cui il 5 e il 6 sarà l'inizio proprio ufficiale di questa celebrazione. Allora abbiamo pensato quest'anno di premiare in questa occasione il compositore dell'inno del Lentini, che è compositore ma anche musicista, che è padre Calderaro, che è un saveriano e che viene dall'Alta Italia, da Piacenza, anche se lui è nativo di Fardella, conosceva bene il Lentini perché un fratello di Lentini si era sposato lì, Sanzone, si era sposato a Fardella, per cui ecco, vorremmo un po' mettere in evidenza tutto ciò che è stato fatto per il Lentini in questi 15 anni. E il 12 ottobre, festa del Lentini, saranno collocate 2 vetrate artistiche. Sul Lentini sarà messa la vetrata raffigurante Giovanni Paolo II, che lo ha beatificato. Sull'altare di San Nicola, che è di fronte al Lentini, invece quella di Papa Giovanni XXIII, proprio perché coincide quest'anno la beatificazione con l'inizio dell'anno della fede. È un piccolo anticipo di quello che poi faremo durante tutto l'anno. Okay, grazie.